Assessore Michela Bordoni, mi viene di dire che la cascata delle Marmore viene inclusa negli eventi natalizi. Assolutamente non poteva mancare per questi eventi a firma della nostra amministrazione l'inclusione della Cascata delle Marmore. La Cascata delle Marmore si vestirà di una magia unica perché riusciamo a coinvolgere l'amore per l'ambiente con il rispetto stesso dell'ecosistema che insiste nella cascata. Quello che proporremo è un viaggio magico per i bambini, ma soprattutto per gli adulti. I bambini potranno visitare le casette degli ignefri immersi nel nostro sentiero, gli adulti potranno accompagnarli potendo vivere anche dei prodotti enogastronomici e di quello che di enogastronomia si proporrà durante il viaggio nella cascata. Anche la serra si vestirà tutta di Natale, quindi dalle farfalle partiamo alla magia del Natale. Importante è avere l'opportunità di capire che la natura ci può mostrare in sinergia con la tecnologia e l'informatica dei set che rispettino entrambi e che possano rendere magico il passaggio in cascata. Ecco, ricordiamo da quando a quando questi eventi, ed essendo la prima volta, no? La prima Sì, edizione, assolutamente. che cosa vi aspettate, se siete riusciti anche a coinvolgere, diciamo, il circondario, cioè oltre, se siete riusciti ad andare oltre Terni, insomma, ecco. Sì, allora, gli eventi partiranno l'8 dicembre, il clou ci sarà dal 23 al 7 gennaio dove avremo la sfilata delle Befane e questo tutto per fare in modo che si comprenda anche nel nostro territorio che con un cappotto, un giaccone in più, visto che ci andiamo in montagna sotto la neve, riusciamo comunque a vivere, ci sarà il rilascio dell'acqua tarato assolutamente proprio per rendere compatibile la nostra visita. E vi invito anche qui a visitare il portale di Viterni dove ci sarà il programma intero e appunto dove c'è la promozione anche rispetto al territorio. Quindi abbiamo coinvolto tutte le prologo dei nostri borghi e anche i vari comuni limitrofi, ecco anche la provincia di Terni che si sono fatti promotori insomma di questo evento e sicuramente l'Umbria, i portali dell'Umbria hanno a disposizione il nostro calendario. Grazie, Assessore. Prego.